Maxincendio a Roma, Sedera evacuata, panico negli uffici. Cosa sta succedendo in tempo reale? La situazione. Gli aggiornamenti arrivano direttamente da Nunzia De Girolamo. All'inizio pensavo a uno scherzo dei miei autori, ha dichiarato. La sede RAI in via Teulada da Roma è stata evacuata dopo che alle 13 di oggi, 30 luglio, è scoppiato a Monte Mario. Le fiamme hanno costretto i professionisti a cambiare la programmazione pomeridiana. Durante la messa in onda di Estate in diretta, ai telespettatori è stata proposta l'edizione straordinaria di Teche Techete. Nunzia De Girolamo ha raccontato minuto per minuto cosa stesse succedendo. Insieme con il giornalista Gianluca Semprini, la conduttrice ha dovuto lasciare gli studi, noi stiamo evacuando lo studio, ha spiegato. Bisogna lasciare, l'incendio è serio a quanto pare. I soccorsi si stanno concentrando e si stanno coordinando proprio di fronte alla sede RAI, mentre il fumo sale dalle pendici del Monte Mario. Le palazzine limitrofi sono state evacuate e fa caldissimo. Gli elicotteri dei vigili del fuoco vanno e vengono dal Tevere, dove prendono l'acqua utile a domare le fiamme. Ultima ora, evacuata sede RAI, il racconto di Ranucci. In zona vengono distribuite mascherine per proteggersi dall'odore del fumo. A dare la notizia dell'evacuazione della sede della RAI è stato anche il giornalista Sigfrido Ranucci, gravissimo incendio alle spalle della sede RAI di via Teulefa, ha scritto, aggiungendo che ora le fiamme rischiano di estendersi verso la caserma dei carabinieri. Un incendio così non lo abbiamo mai visto, ha raccontato all'Ancdronos una cittadina della zona. Le fiamme sono arrivate al muro di contenimento dietro alla palazzina dove ci sono alcuni uffici della RAI. Ho visto il fumo, ha spiegato un'altra residente. E sono scesa in strada. Intanto le forze dell'ordine stanno facendo evacuare tutti i palazzi qui intorno. Dobbiamo aspettare che finisca l'emergenza. Dai filmati sui social emerge moltissima paura ma anche caos, scappano tutti. Non mi è mai capitato neanche a scuola di evacuare così. Tutti corrono. Ci mancava questa. Il rigo è scoppiato nei pressi della città giudiziaria di Piazzale Clodio e man mano le fiamme si sono propagate. I residenti hanno paura per le esplosioni che sono state udite. In fiamme anche il parco archeologico di Pone di Nonna.